studio internazionale, è stata organizzata con il patrocinio del Dipartimento degli Studi Umanistici della Federico II e del DIARC, quindi il Dipartimento di Architettura. Abbiamo voluto organizzare questa giornata di studio internazionale perché vogliamo mettere in rilievo l'importanza che c'è fra l'architettura, la disciplina architettonica e la disciplina filosofica e quindi evidenziare il rapporto fondamentale che c'è fra queste due discipline che sempre di più si sta evolvendo soprattutto nei politecnici di architettura e nelle università europee. In qualche modo rappresentiamo un dottorato veramente pluridisciplinare, un dottorato che ha anche una forte intenzione internazionale. Il dottorato di filosofia dell'interno architettonico nasce come dottorato internazionale e ha un forte legame con le università del Sud America e del Centro America. Questa fusione di queste discipline fa sì che al dottorato di scienze filosofiche oggi si possano avere anche incontri, si possono avere relazioni veramente con studiosi di tutto il mondo e di molte materie che però lavorano tutte quante incentrati sugli studi che riguardano fondamentalmente l'uomo. Questa è la cosa più interessante, cioè la disciplina non è più autoreferenziale, l'architettura non parla dell'architettura, la filosofia non parla più solo della filosofia, ma ci si rivolge di nuovo a studi che pongono al centro l'uomo, l'uomo e il suo ambiente, l'uomo e il suo modo di essere, l'uomo e il suo modo di vivere e soprattutto l'uomo e il suo modo di immaginare il futuro. Sì, questo curriculum di filosofia dell'interno architettonico che è parte del dottorato in scienze filosofiche ha una sua storia non breve ma significativa perché mette in relazione due campi di ricerca e di studi, appunto la filosofia e l'architettura, sulla base di un interesse convergente che è l'interesse per la dimensione spaziale e in particolare per il senso dell'abitare il mondo. Quindi l'architettura è lo studio dello spazio, la pratica del fare, che però è pratica del fare nella misura in cui fa riferimento a principi.